Ciao Petzela. Sì. Come si chiama te? 1, 2, 3, 4 tacche. Ma mettiamo un po'. Domani è festa. Domani è festa. Eh sì, io ho pure una passiata che devo fare. Domani è festa. Ora vengo. Domani è festa. Ma per me è festa sempre, per me, visto che lo Stato non si decide a farmi lavorare, per il lavoro che io sarò più in grado, siccome purtroppo la gente è vuota di cervello. Da un lato, sai perché è meglio fare il bidello? Perché non ho responsabilità, la mattina lavoro e pomeriggio sono libero, e me ne freghi tutti, è meglio lavoro nel mondo, pigli stipendio, pure a dicembre. E poi la tredicesima e quattordicesima e poi d'estivo, non sai come gli insegnanti che ha sempre a lavorare a fare gli esami e tu stai giù. No, allora, io ho cominciato a pensarla egoisticamente. Con la laurea. Ma perché non lavoro in vedere? Devi andare da una porta all'altra. Io mi imbosco con le professoresse, con le bidelle, sono buone. Ti fanno tutte la tiaggi. Una donna si mette con un altro per vedere se si può garantire l'esistenza comune. Ancora non hai capito come sono i film non ci piace i film. Ai film, come diceva qualcuno, il testimone di Geova, sono pericolosi, se vai al magistrale sono pericolose, si chiede di dare. Parlando di magistrale negli anni, forse più degli anni 80-70. C'è stato uno scandalo che un tredicenne ha messo in città la professoressa. Certe malate ci sono. E allora, io a mondo tutto, mi devo parlare egoista, visto che la società non ama una persona che ha delle belle intenzioni, devo parlare semi, anzi, egoisticamente. Vado a fare un lavoro, mi pagano, poi più la tredicesima, quattordicesima, mi faccio in questo caso il tour. Hai chiuso qua. Sì. Il tour. Mi faccio tour come fa Attilio che fa il tour in Sardegna. Mai ho fatto la Sardegna. Meglio la Sardegna, un posto italiano, che la crociera che va in posti esteri. E. Sì. Ma finita, ma non c'è. Ma io penso che fino a dopo domani ti dura la benzina. Andiamo da quello là vicino al ponte che c'è. Hai capito? Bisogna parlare egoistica, visto che la società non ama le persone che hanno soluzioni, ma parlano i cretanati. Uno deve essere quello che è. Uno è una persona per bene. C'è. Ma io sono me stesso, io continuo per la mia strada che voglio dare, ciao, che voglio dare soluzioni, perché sono un cittadino di questo mondo e devo dare soluzioni come hanno fatto gli scienziati con le medicine, eccetera, eccetera. Però non devo troppo a scassarmi, a tempo perso, purtroppo devo fare così. Ma fai domande per questo. Che da un lato quando c'è la laurea dice sono laureato con lo farò vedere, non ci vuole fare che pezzi qua. Da un lato mi potrebbe stare. Ma oggi che a Befana. No, oggi è per Befana. Tu non sei un Befano, non mi essere un Befano. Oggi c'è il torneo delle Befane a Porto Bolaro. Se vuoi andare, ti fai vinci, che sembra un Befano, ma tu e mamma. Tu ti metti la parrucca. Mi sa che là forse può essere aperto, la piazza Calmi. Ma possibile che sono chiusi? No, a piazza Grande, vedo che c'è stato un contatto. A piazza Grande è chiusa. Ho convinto sempre che era aperto.
abitiamo la tazza. Vogliamo dare che si abitiamo la tazza perché si sta aiutando per noi. Sta indo. Che casa vedi? Guardi qua. Figlio. Vai, vai, prendi il figlio, che non lo so fare. Per favore, mi aiutate per mettere 10 euro, che non so fare. Sì. Ma scusa, che non vi ho niente. Sì. Che chi è? Dice 3. No, è aperto. Io li ho aperti da. Sì. Sì, è il cinese. Sì. Guarda, è benzina. 10 euro. Benzina papà. No, no, diesel. Diesel. Grazie. Scusa. Grazie. Vedete, ci faccio vedere come lo fai. Sì. Ma poi se ne sono andata poco, non me lo so. E lo vedo adesso. E vediamo da poco e amo il sede. Preso. Sì, grazie. No, dopo voi. Fate così per parlare, no? Grazie, buon anno e buone cose. Grazie. Grazie. Ha detto, vieni qua che ti insegno come si fa. E vedi, si digita il numero 3, così me lo ricordo. Digiti il numero 3, metti i soldi, digiti il numero 3, il numero della pompa. Ciao. E il numero 3, poi metti la pompa. Non è difficile, che ci vuole? Hai visto che si dice che si fa? Sì. Guardate che è giusto. Sì. Non lo dice. No, non vedi che c'è scritto diesel. E poi signore, perché mi sto toccando a mettere la benzina. Io ci sono, mi ha aiutato a fare la benzina. E ti dà pure. Ah, perché non sono un distributore di benzina quando faccio l'amore. Mette una bella pompa. Un bello arsenale. Ma non è che io avanti con più andare. Sì. Meglio esagerare un po' con la benzina, ma finisce tutto. Se viene per c'è del fanno un cagazzo, guarda. Non è perché se sei stai la cosa. Hai lasciato le arruote dopo la ruta. Con la rumena? Se la lascia arriate, ma poi è ritornata. Ritornata, si è rifidanzato perché c'era. Non c'è se mai tanto. Ma io l'ultima volta l'ho vista con questa qua rumena. Ma non è, ancora non hanno capito che si dice moglie tuoi, di paesi tuoi. Già non capisce niente una persona del tuo comune, la lingua italiana, o la lingua del comune di quella nazione, pure di una persona che è straniera. Ti ricordi il medico e architetto sopra noi, ci ha arrivato divorziati, sono due persone per bene, hanno studiato. Che studiare, i cugioni studiarono. Sopra noi No, senza fare nomi. Ma questo milione, sai, si prende un magazzino. A qui dell'angolo. Sì. Ma io era architetto, quindi era architetto. Non lo so. Comunque no sopra il negozio di no, che c'è, se non c'è, non abita nessuno là. Ma poi ti dico, perché è una lunga storia. Comunque, cioè, gli unici che non veramente non si. Cioè si sciarrivano, ma per carità. Ma che sono coesi come famiglia, sono i testimoni di Geova.
ancora non l'avete capito, no, rifiutatevi a studiare quello che ha studiato. Non è che sto dicendo pia di l'articolo e studia di 10 ore di cose, ma almeno l'altra volta abbiamo ascoltato un articolo, ti ha fatto bene a te e a me. Non ti sto dicendo ascolta 10 ore, ma almeno quei 5 minuti che abbiamo ascoltato, 5 minuti che sono 20 ore, ma stai scherzando? Ma cerchiamo mentre russigliamo prima mi dicevo cazzate. Ma per favore. Nel caso mio è qua, ma a me tutto uno deve capire, deve sapere, deve migliorare. Ma nel caso tuo deve migliorare. No, deve migliorare pure l'anziano, perché c'era Mosè che parlava pure a 920 anni. Gli staccavo sai questo versetto qua, tu sperdi sto puro. Allora, gli anziani di tutte le religioni che vanno a fare in chiesa per migliorarsi. Possibile che queste cose qua non lo capite? Migliorate come credete. No, come credete, anche nella vita pratica. Se tu ti comporti male con mamma con te, certo. E vedi un insegnamento buono, che vuol dire che non lo devi prendere in pratica? No, io non voglio migliorare, sono anziano. Che teoria è? La tua teoria, che sta è teoria? Uttana, che teoria? No, perché no, perché passo io per cretino, passo. Punto dice che passo, ma tutti no, 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 perché a settembre hai detto sono teorie. Recentemente teorie, tutto teorie sono. Ma che c'è, questo è un discorso serio. No, se non sono teorie, no, l'altra volta ho fatto un discorso di Bibbia, hai detto teorie. Perché devi ripetere a pappagallo quello che dice zio Saccio, quale zio. Perché non ho capito un cazzo voi e passo io per cretino io. Sì, tutto ripeti, penso. Sì, no, perché. Ma che cazzo ti ripeto tu? Ti auguro accuse, io non penso niente. Per me sei abbastanza in gamba. Però in passato dicevi teorie. Non so su quale discorso. No, tutto teorie. Sì, come se io dicessi cose dell'altro mondo. Ma tu vedi che violente le persone, ma voi no, voi no. No, io no, io sto voi no, in passato. Mesi fa no. Mesi fa. Anni fa no, che passare per scemo io passai. Era diverso io. A me mi ha visto stare tanto tranquillo questi anni. Ma non ti vedi mai niente, tu non c'è mai. Io ero il lotto allora me all'otto qua. Sì, mai, lo spiego, vuol dire che avete la memoria corta, lasciamo perdere che è meglio. Va bene, pensa che tu fuori, violento. No, io non violento a nessuno, io dico le cose per migliorarsi, visto che non volete migliorarvi. Ma non migliorare, c'è a me voglio migliorare. Ah no, tu no! Ho 87 anni una persona per bene, non l'ho fatto mai nel male. No, no. Lavorai 14 euro d'oggi, stai campando la famiglia. Ma qui del male io. Hai il coraggio di dire che è figlio del male. A settembre mi ha detto sono teorie, quando volevo aiutare a Fabio per avere l'armonia in casa e mi ha detto teorie e mi hai aggredito, e tu mi dici a me che non devo aggredire, puttana. Allora, tu non hai bisogno di chiesa, giustamente tu sei il perfettissimo di Padre Eterno. Sì, certo che ho ragione, è evidente che ho ragione, mi vuoi dare pure torto. No, peggio deve essere. No, tu sei il Padre Eterno che non sbagli mai. Tu fai il peggio. Ciao. Il Padre Eterno. Che non sbaglia mai. Ma non mi rompe i coglioni. Lo sai perché dico questo? Perché dal 2009 ad oggi, dal 2009 a oggi che è il 5/1/2024, ci sono state situazioni che non vanno bene. Il percorso religioso scientifico deve essere fatto a vita, perché c'è gente che va in chiesa delle religioni per migliorarsi, per non sbagliare. Questo non l'ha capito. Non mi interessa niente, perché siccome anche lui ha determinato certe influenze negative su mia moglie con degli insegnamenti sbagliati. Chiaramente questa qui è una recita. Professore! Ma siete sempre lo stesso, non mi hai chiesto mai. Passa il tempo. Ma volete un consiglio? Ho visto con vostra, siccome ho studiato medicina sportiva, con la vostra pensione, sentite a me, viaggi non stop, sentitemi a me. Oppure ballate da Eugenia ai campetti. Divertite che una volta si campa. Vedi che dopo la morte non c'è più niente.
Divertitevi, bello. Ciao, bella, ciao. Divertitevi. Allora, stavo dicendo che cosa hanno fatto mesi fa, stavo dicendo. Cosa ha fatto mesi fa? Ha assunto un comportamento, cioè come io volevo creare un'armonia in famiglia, che c'è un problema, chiaramente è una recita di un qualcosa che è una realtà di certi contesti familiari. Vuoi creare armonia e tu mi hai contrastato, quindi vuol dire che tu a livello di religione che hai frequentato non hai capito un cazzo. Scusa che lo dico. Io capisco, però non puoi sempre ostacolare. No, in passato no. No, e ti giustifichi pure. Cioè, come tu quando mi vuoi consigliare a me, e giustamente devo ricevere i consigli di un padre, quando però sono io a dire le cose, tutto è pazzia, tutto è teoria, tutto non va bene. Ma andate a fare in culo tutti. Aspetta, divertiamo da secondo, divertitevi, lave non stop, avete capito? Hai capito? E che cavolo? Litigi? Mi sto investendo, colpi me pace ora. Più o meno. No, sto investendo, sto scherzando. Allora, 10:14, 6 gennaio 2024.